Allora, domenica 2 dicembre siamo in Contrada Rossa, ancora una volta si conferma la tradizione della festa dei minatori in onore di Santa Barbara. Siamo con il sindaco di Nemoli, Antonio Filardi. Allora, sindaco Filardi, una volta questa tradizione che si conferma la tradizione del mondo del lavoro, dell'Auria e Nemoli che sono gemellate su questo fronte. Sicuramente per me è un piacere, anche in qualche modo un dovere, per rispetto delle persone che hanno vissuto questo mondo. Io direttamente e indirettamente in qualche modo ne ho goduto anche i benefici, conosco il mondo dei minatori, dei grandi cantieri, di tutte queste persone che hanno fatto grandi sacrifici nel passato e hanno contribuito molto a crescere l'economia della nostra area, soprattutto quest'area tra Lago Sirino e Rosa di Lauria. Dicevo che siccome si sottolineava questo momento di grande difficoltà che ci si vive per il lavoro in questi ultimi tempi, per noi sindaci che viviamo questa difficoltà, noi comunque pensiamo a delle occasioni di sviluppo e di impiego e di recupero dell'occupazione con dei progetti che in questo momento noi stiamo curando particolarmente sul Lago Sirino. Conoscete già sul Lago Sirino, che interessa in effetti questa comunità che rappresenta qui oggi, perché questo evento che sarà sul Lago Sirino, no, questo grande evento che si farà d'estate, racconterà della storia di Domenico Lentini, ma è tutto il mondo che crescerà intorno, quindi auguri a queste persone che possono intorno a questo evento trovare una forma di occupazione, così come questo altro progetto che noi stiamo sostenendo legato all'autostrada, del recupero del relitto dell'autostrada per creare un punto di vetrina sulla Val del Noce, e per questo ringraziamo l'onorevole Pittella presente che ci sta dando una mano per far sì che l'ANAS ci dia udienza e ci porta avanti questo progetto che lui aveva inizialmente pensato insieme all'ingegneria Cino negli anni 2000-2001, quando con un convegno a Lago Sirino parlavano di questa possibilità dell'autostrada di farla diventare come grande occasione di sviluppo per i nostri territori. E noi abbiamo colto quest'idea, sperando che questa popolazione che partecipa a questa manifestazione poi si attrezzi per beneficiare di questi frutti. Allora, i minatori sono una categoria abbastanza specializzata. Nonostante questo, si avverte anche in questa categoria la crisi. Ecco, che messaggio, come ha trovato questi lavoratori? È il momento veramente abbastanza sconfortante, perché purtroppo nonostante la presenza del cantiere dell'autostrada sulle nostre teste, molti nostri concittadini, pur avendo la specializzazione idonea per fare questi cantieri, si trovano disoccupati o molti altri lavorano, chi ancora questa fortuna, nei cantieri sparsi in tutta Italia. E questo, ribadisco, l'ho detto varie volte in altra occasione, l'autostrada che per noi sembrava era una grande speranza di occupazione e in realtà si è dimostrata molto al di sotto di quelle che erano le nostre aspettative, facendo soprattutto il confronto di quello che era successo negli fine anni 60, primi anni 70, quando si costruì l'autostrada, quando nei nostri paesi non c'era un disoccupato, che lavoravano tutti. Invece purtroppo sperimentiamo che l'occupazione si è molto ridotta, ma soprattutto ci sono molte persone che vengono da fuori, maestranze che vengono da fuori, quando abbiamo anche sul nostro territorio maestranze adeguate. Allora, oggi è una giornata particolare anche per la politica, ci sono le primarie in corso. Giusto una domanda anche su questo argomento: sappiamo che a Nemoli c'è stata una bella battaglia, c'è in corso una bella battaglia, un commento anche da parte del sindaco di Nemoli? Sì, a Nemoli si è creato questo, essendo presente un gruppo organizzato che sosteneva Renzi, in qualche modo si è creato questo, non dico una battaglia, una prova di anche di impegno, di impegno, per cui è stato vissuto in questo modo e si sta vivendo in questo modo, devo dire oggi in maniera più smorzata. Mi auguro che vadano a partecipare al voto di nuovo i 400 che hanno partecipato nella prima fase, e naturalmente io sostengo Bersani, quindi mi auguro che vince Bersani ancora una volta come domenica scorsa. Ok, grazie sindaco. Allora, passiamo un attimo al sindaco di Lauria, Gaetano Mitidieri, che è stato presente quindi a questa festa dei minatori, che è giunta, ricordiamo, alla 21ª edizione. Allora,
per il sindaco Mitidieri, questa è la seconda volta, mi pare. È la seconda volta nelle vesti di sindaco, ma sono non alla 21esima, ma credo che sia quasi la 30esima edizione che mi vede partecipe, sia da giovane che poi nelle attività successive. Sono sempre stato presente a questa manifestazione, che è tra le più significative della nostra area, in quanto i minatori sono diventati un simbolo di una realtà forte lavorativa della nostra area, e per noi ha sempre significato un riferimento forte sia per coloro che lavoravano nella realtà cantieristica in tutta Italia, ma sia perché per questo territorio quella forza lavoro ha rappresentato sempre un momento di grande dignità, e per noi laureati è stato sempre un fiore all'occhiello in qualsiasi parte d'Europa abbiano lavorato. E in un momento così particolare, quest'anno invece, questa festa assume un significato ancora più forte, perché proprio per quanto ha significato questa realtà lauriota, oggi invece in una fortissima flessione occupazionale e in una realtà che vede coinvolto questo territorio su lavorazioni che coinvolgono i minatori, invece registriamo una forte un'assenza di un recupero lavorativo, che invece sarebbe stato, credo, per questa area, proprio perché coinvolta direttamente soprattutto il comune di Lauria, non vede la risposta che invece avrebbe dovuto esserci. È vero, sì, che c'è un momento di contingenza generale, quindi nazionale, e quindi anche il nostro territorio viene coinvolto da questo, però è pure vero che c'è una dinamica degli stessi lavori che non premia particolarmente i territori che sono in sofferenza e soprattutto per i lavori che vi si svolgono. Quindi noi sindaci siamo fortemente impegnati nel chiedere sempre all'ANAS e alle ditte coinvolte soddisfazione e anche compensazione dei disagi che quotidianamente comunque subiamo, e se non vedendosi ristorati dalla risposta nella capacità occupazionale, almeno potranno vedere ristorato questo territorio in una serie di interventi che potranno comunque andare a vantaggio di questa realtà. Anche in questo le risposte, insomma, sono lente e con poca disponibilità a darle, però non desistiamo. Il messaggio di speranza che oggi Don Vincenzo, nella messa che è stata celebrata, è stato dato, credo che debba esserci sia in noi che in prima persona siamo impegnati come sindaci, e sia nei cittadini che certamente insieme a noi vivono questa particolarità storica di questo disagio. Allora, mi viene in mente il sindaco Pisani, qualche anno fa, sempre a questa festa, parlò di un monumento ai minatori, che sono un po' uno delle figure più importanti dei lavoratori di Lauria. Ecco, questa immagine, questa promessa che fece ai minatori, ecco, riusciremo prima o poi a concretizzarla? Ecco, un monumento al lavoro e un monumento ai minatori. Io credo che il monumento al lavoro ai minatori è sempre stato costituito da questa area e soprattutto da questo luogo, che oltre a vedere Santa Barbara già un monumento già eretto, però certamente se bisogna investire anche su questo non è il momento giusto, però certamente da parte nostra qualsiasi impegno possa soddisfare l'esigenza dei cittadini dell'area e degli interessati in quanto lavoratori ci vedrà sempre pronti a dare una risposta. Torniamo all'attualità, oggi c'erano le primarie, sono state anche a Lauria, allora come sono andate secondo il punto di vista del primo cittadino?
Ma io credo che la Lauria manterrà il trend che già la settimana scorsa si è manifestato, credo che motivi, anzi dovrebbe rafforzarsi nelle percentuali, forse si abbatterà ovviamente l'afflusso, ma la percentuale dovrebbe rafforzarsi, e credo che questo è anche in linea con quanto succederà nell'intera regione. E forse il mio punto di vista è che succederà anche a livello nazionale, almeno mi auguro, e non credo ci siano note che invece fanno pensare ad altro. Grazie. Grazie a voi. Allora, siamo nella baracca dei minatori qui in Contrada Rossa con il signor Giovanni Labanca, che è sempre un po' l'animatore di questa festa dei minatori, no? Che si tiene sempre alla festa di Santa Barbara. Oggi domenica 2 dicembre, in genere la festa è fra due giorni, il 4, sì. Per motivi di partecipazione è stata anticipata a domenica. Allora Giovanni, com'è andata la festa, come sta andando questa edizione che mi pare sia la 21esima? Che anche la 21esima sta andando bene, anche se il tempo purtroppo non ci ha concesso tregua, e quindi persone anziane, diverse persone non hanno partecipato, di questo ci dispiace perché noi eravamo pronti e preparati ad accoglierli. Che io da un po' di anni, anzi da 21 anni a questa parte, insieme a questo gruppo costituito dall'amico Biagio Scaldaferri, insieme ad altre persone, stiamo mandando avanti questa tradizione che di ogni anno si ripete sempre la prima domenica di dicembre, per un motivo organizzativo e per un motivo anche per raccogliere più persone. E quindi durante la giornata vengono ricordati i minatori e in più viene detta la messa in onore di Santa Barbara, protettrice dei minatori. Ricordiamo che i minatori sono stati ricordati già da questa mattina con una santa messa anche al Lago Sirino prima, poi una santa messa qui in Contrada Rossa, ma siete stati come delegazione anche nei cimiteri ad omaggiare appunto i caduti sul lavoro. Sì, che da quando è nata la festa 21 anni fa abbiamo pensato di ricordare tutti i minatori che purtroppo non sono più con noi con una corona, e quindi stamattina sono state deposte due corone al rione superiore, due al rione inferiore e una a Nemolo, di cui tre le ha offerte gli amici, il gruppo organizzatore, e gli altri due le ha offerte l'amministrazione comunale di Lauria, in presenza di rappresentanti dell'amministrazione, dei vigili urbani e dell'arma dei carabinieri. Allora, questa sera hanno partecipato quindi anche autorità importanti, ci sono stati i sindaci di Nemole, di Lauria, ma c'è stato anche il vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella, che tra l'altro nella sua famiglia c'ha un minatore appunto, e quindi viene ogni anno qui ad omaggiare la festa. Devo dire la verità, Gianni da quando è nata questa festa non ha mancato mai all'appuntamento, un po' perché siamo a casa sua, perché in quanto Biagio Scaldaferri, il suocero che purtroppo non c'è più, quindi lui è di... però comunque anche oggi ci ha onorato tutta la giornata, in base agli impegni, però comunque la sua presenza non la fa mancare mai. Oltre al sindaco di Lauria, al sindaco di Nemoli e qualche amministratore locale dell'amministrazione sia di Nemoli che di Lauria. Allora, il messaggio che ti è rimasto, immagino, dell'omelia di Don Vincenzo Iacovino, perché sicuramente ha parlato del lavoro, dell'importante ruolo del lavoro dei minatori, ma ha parlato anche di Santa Barbara. Allora, Don Vincenzo ha fatto, in un momento così difficile, drammatico, soprattutto su questo territorio dove si perdono decine di posti di lavoro al giorno, anche se noi come organizzatori ci auguravamo che anche questi lavori dell'autostrada, sicuramente i lavoratori del posto speravamo che più minatori che oggi sono presenti avrebbero trovato posto e occupazione su questi lavori. E Santa Barbara, che la invochiamo perché protegga tutti coloro che comunque di giorno e di notte sfidano la montagna, quindi è un rischio che, anche se le tecnologie, i mezzi sono cambiati, però il rischio è sempre altissimo. E poi il messaggio che ci auguriamo, mi auguro di proporre per l'anno prossimo, per la 22esima, di parlare di più occupazione e di meno disoccupati. Grazie. Allora, sempre qui nella casa dei minatori oggi alla Rosa, siamo con il signor Carluccio Biase, che arriva da... Lago Sirino. Quanti anni avete, signor Carluccio? 72 anni. 72 anni. Lavorato dal 63 in galleria, comunque tanto si lavorava abbastanza bene,
Mo si lavora tutto con mezzi meccanici. Tutto cambiato, diciamo. Allora cominciamo da questa serata, ecco. Voi immagino che partecipate sempre a questa festa? Io partecipo sempre, sono pure in un comitato facendo un po' di raccolta di moneta per fare la festa dal Lago Serino. Siete, raccontateci un po' di voi, insomma, voi diciamo, siete sposato? Sì, sono sposato, c'ho una figlia. Allora, vostra moglie si chiama? Anania Anna. Vostra figlia? Carluccio Filomeno. Avete nipoti, immagino? Sì, nipote, uno che è medico cardiologico a Perugia, è nata a Femminuccia e all'Aquila che è cominciata quest'anno. C'è una bella famiglia, complimenti. Una bella famiglia. Mia figlia fa l'infermiere, lo prendo soccorso e lavorevole, e mio genero porta l'autobolante a lavoria. Quindi lavorano tutti e due nella sanità. Allora, vostra figlia si chiama? Carluccio Filomena. Il vostro genero? Colombo Mario. Allora, parlateci un po' di questo lavoro, dicevo, che immagino questo lavoro, anche i sacrifici di questo lavoro hanno permesso, diciamo, anche ai vostri figli di studiare, a portare avanti questa bella famiglia. Sì, no? Sì, è molto. Parlateci di questo lavoro. Il lavoro è stato molto triste perché mi ha dato in giro un po' dappertutto. Quando è cominciato? Quando ne avevate? Avevo 23 anni. 23 anni sono stato sempre in giro, da Calabria, in Abruzzo. Gli ultimi 3 anni me l'ho fatto in Valle d'Aosta. Quindi il luogo più distante è stato la Valle d'Aosta? Valle d'Aosta, sì. E Napoli ci sono stato quasi 10 anni in giro. Sempre lavori, galleria, acquedotte. Il lavoro spesso, diciamo, sottoterra o anche, diciamo, periodi in cui siete stati fuori? Diciamo. Un po' fuori, ma la maggior parte sottoterra, tutte gallerie. Allora, molti lavoratori, diciamo, come voi della galleria, vengono definiti tutti minatori, ma non sono tutti minatori, no? No. Specificate i minatori chi sono. Però facendo lavori di fuori, lavori esterni e tutte cose. Invece noi andiamo proprio all'avanzamento. Santa Barbara, diciamo, viene festeggiata, come sapete, perché è padrona un po' dei minatori e di tutti quelli che maneggiano gli esplosivi, no? Sì, tutti l'anno, specialmente in galleria, quando lavoravo facevamo una festacciola, ma... grande festa, alla ditta proprio faceva questa festa. Infatti anche dopo domani, 4 dicembre, il giorno della festa di Santa Barbara, in tutti, diciamo, i cantieri si festeggia. Si festeggia tutti i cantieri, si spara, si mangia, si beve, alla ditta offre tutto il pranzo qualsiasi, ai locali, ai familiari. Raccontateci un po' di com'è cambiato il lavoro nel tempo. È cambiato al 100%. Il lavoro che facciamo noi e quello che fanno adesso, noi lavoro di fumo, adesso tutto abito i macchinari e fanno meno lavoro. E c'è anche tanta sicurezza in più rispetto a... Sicurezza in più di tutte le cose, tutte le cose. Tanto, bastichiamo a lavorare in galleria e via. Ma no, guarda noi la pella. Vediamo un po', ecco, l'abbigliamento quando si andava, diciamo, a lavorare allora. L'abbagliamento, lo pantalone, ce lo mettiamo durante una settimana. Un casco l'avevate già allora? Sì, sì, un casco sì. Ma delle volte noi sentiamo male in destra, appoggiamo vicino e lavoriamo pure senza niente. Un particolare che ha portato anche tante persone poi a soffrire con la salute, diciamo, perché diciamo, è molto insalubre. Cosa è stata la maggior parte, io mi pure prendo una bella salicosa perché tanti anni in galleria, polvere e quelle le abbiamo mangiate parecchie. Sentite, ma ci sono tanti giovani ancora che fanno questo lavoro o ce ne sono sempre di meno? Sempre di meno, c'è qualcuno che si è inseminato per guadagnare i soldini, ma se no non c'è quasi nessuno qui. Ricordiamo che oggi è un tipo di lavoro che forse fanno più persone che vengono anche da fuori, magari da fuori nazione, da fuori, però ci sono ancora tanti lavori oggi. Perché... E poi sono tutti lavori macchinicarie, chi è che sa operare le macchine lavora per bene. Quindi c'è stato, diciamo, sono andati bene quelli che si sono attrezzati, sono magari specializzati con l'uso di questi macchinari. Questi macchinari. Se io oggi avrebbe lavorato come lavorava una volta, mi trovavo in difficoltà. Perché le macchine non lo so ci dovrà. Prima lavoravamo tutto a boia di martello, macchine perurate, oggi è tutto moderno.